Welcome, everybody. You made it. You came. Benvenuti a tutti. Ce l'avete fatta. Siete venuti. So you're my heroes. I almost didn't came. I was going to stay in bed. Fabrice made me come. Fabrice obliged me to come here. Io ho fatto una fatica stamattina ad alzarmi. È stato Fabrice che mi ha presa con la forza e mi ha portata qua. Yeah. Anyway. Oh, welcome. We're going to start our day. It's going to be again a long day, but hopefully fun and easygoing, not too boring. There will not be a lot of theoretical input today. Mostly in the morning, we want to present you some techniques of creativity. Quindi anche oggi sarà una giornata molto lunga, però non faremo molta teoria, lavoreremo soprattutto su alcune tecniche di creatività. Not so much techniques to prepare us to have more ideas, but exercises that help us have a lot of ideas immediately. Quindi non tecniche che ci preparano ad avere delle idee, ma degli esercizi che ci permettono di essere immediatamente creativi. In the afternoon, we're gonna take these ideas and we're gonna destroy them. Nel pomeriggio prenderemo tutte queste idee e le distruggeremo. Yeah, and that's the end of our workshop. E questo è la fine del lavoro. Yeah, looks good. You're up to it? Very good. Well, one very important thing in creativity, for me, is violence. Yes, you cannot be soft like oh. I like you, you're so nice. No, violence. No, like, cha, cha, cha. Una cosa che adoro della creatività è la violenza. Quindi piuttosto che tutte quelle, oh sei carina, cha, cha, cha. No, violenza, botte, pugni. That always helps. Also to wake up, it's good. Cha, cha, wake up. Eh? E fa bene anche per svegliarsi, un po' di violenza al mattino. You're gonna hit each other? You're gonna hit each other. You will hit vi each picchierete other. A coppia. You will reach each other or like this. Reach. You're gonna hit each other. You're gonna hit him, and you can hit her as well. Here you can hit each other as well. You two, you two, you can hit each other. Okay, and you can hit her. Yes, because she was late. You can really hit her, and I will hit you because you're the last one. So. You don't have a partner? Yeah. Ah, okay. So you hit each other. Okay, very good. Perfect. So, I'm going to do this with Fabrice. Can you help me, Fabrice? Because I really want to hit you. Quindi io picchio Fabrice. Please, Fabrice, take a seat. So, first of all, you greet your partner. Quindi in primo luogo lo salutate il vostro partner. Pleasure to meet you. And then you start hitting each other. E poi iniziate a picchiarvi. Yes. Very simply, you are in front of each other. First you have to hit four times your legs together. One, two, quindi three, prima four. Dovete battere quattro volte le vostre gambe. Yes. Just to heat up the hands. Per riscaldare le mani. Yeah. And then I start, for example, and I will hit him. How I will hit? I will do like this on the air. Yeah. This. And Fabrice, at the same time, will do this, okay? Quindi poi so, io one, two, three, four, faccio così you, con okay. Fabrice, però in aria, non glielo do il pugno, one, e lui two, si sposta. Four. Perfect, huh? Dramatic, huh? Like, okay. Then Fabrice is very angry, huh? Very upset. So he's gonna slap me twice, cha-cha, okay? Quindi Fabrice si arrabbia molto e quindi mi dà due schiaffoni. So we start from the beginning. Four, I slap you once. Four, and you slap me twice, okay? So. And three times, me. Too short. So I will hit him three times. He will hit me four times. I will hit him five times. And everybody's gonna try. And at the end, we're gonna do a contest and see who can get to the 10. 10 slaps without a mistake.
Ok, quindi poi dopo i due si passa al tre, quindi io gli do tre schiaffi e lui me ne dà quattro, poi si aumenta il numero e vince chi arriva a 10. Very good. Perfect. Ah, this is coming here. Remember, be nice, present each other, say the name, say hello, I'm Anita, hello, I'm Paola, hello, I'm... Ricordate di essere prima carini e di salutarvi, presentarvi. Now the face. Okay, okay. This was a training part, yes? This was a rehearsal. Questa era la parte, diciamo, di allenamento, era solo una prova. Now we start the competition. Ora iniziamo la gara vera e propria. I will go to each couple and see how much you can do, okay? Io passerò per ogni coppia e vedo quanti schiaffi riuscite a dare. You have to be fast. Dovete essere rapidi. Ready? Gentlemen? Ognuno alla volta. Very good. Six. Very good. Six. I forget to say, for the most violent people, there are presents. So, six. You can take six sweets for you. Okay, this is the prize. One, two, three, four. Ci sono dei regali. Quindi ora five, six. Caramelle. Very good. We go to the next one. Okay, go. Oh. One. Very good. There you go. You have to share it. Okay. Now it's your turn. Go. Three. Three, very good. Okay. Three, there you go. Here we go. Oh, these are very... Zero. But he just arrived. He didn't practice, so you get one anyway. Okay, hello, join us. Here we go. Five. She's alone. Five. Very good. There you go. One, two, three, four, five. Yes? Here we go. One. Ah, one. There you go. You have to share it, yes? Go. One. Two. Three. Four. Four. That was four and already with a lot of luck. Okay. And here, I go in the side. Okay, go. Zero. Very well. Here. One. Oh. I'm sorry. You're not moving your face.
Yes, you like it, but you have to move your face. Sorry, too fast, not good enough. Go. Yes. I'm sorry. Don't hit each other. Go to Greenpeace or something like this, non-violent. Here, let's go. Okay, you practice and I'll come back to you because she just arrived. Okay. Ah, very good. Very good. Very good, 7. 8. 9. Very good, an applause, 9. There you go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, I don't know, it's 9 there. Okay. Just for the creativity, you deserve one. Yes, good. Here you go. Go, girls. It's a mute film, you know, from the 20s. Ah, okay. The hair is nice. Ten, more or less, because in the beginning it was so. You get 4 of these. Wait, sorry. Because in the beginning there was no sound. Okay. And here. Go, gentlemen. Perfect. Very good. Professionale. And here we go for you, girls. Okay, you need some sugar just to wake up, and then you can do. Thank you very much. We can go back to the circle. Back to the circle. I'm glad I have no reputation, otherwise I would lose it completely right now because this is live streaming and people see this and they go like, what the hell? How are they doing there? Sono felice di non avere nessuna reputazione perché stiamo filmando, quindi la gente mi vede e dice ma questa matta, ma da dove arriva? So, time to think again and to wake up our brains for the creative process, yes? Quindi ci siamo svegliati per il processo creativo. I'm going to propose a small exercise to help our brains to get more fluid. And not with these morning blocks. E ora faremo un piccolo esercizio per rendere il cervello più fluido e quindi sbloccarlo da questa mattina. Okay, I call it automatic speech. E lo chiamo questo esercizio discorso automatico. What you have to do is very simple. You cover your ears like this. Not now, otherwise you don't hear me. Quindi dovete coprire le orecchie, come faccio io. And then you don't hear what other people are saying, but you will try to have a speech of your own in your language, and you don't stop to think. You just let the words come out of your mouth without thinking what it is. It doesn't have to make sense. The words don't have to exist. You can, anything that comes out, you let it come out. You don't let your brain block and say, oh, this makes no sense. That's not a word. This is not a sentence. Ok, quindi vi coprite le orecchie e non ascoltate quello che stanno dicendo gli altri e iniziate a fare un discorso tutto vostro, senza logica, senza pensare alle parole che dovete utilizzare, anche utilizzando parole inventate, insomma, tutto quello che vi viene in mente, iniziate a parlare. If you are in the position of doing this is bad, this is your brain saying stop. Se fate così,
come ha fatto lei. Allora significa che il cervello sta in qualche modo agendo e questo non deve succedere. So it should sound something like this. Today I'm thinking of pink. Pink is the name of the wall. The walls are not pink actually, but the doors are pink and I like the sky. The sky is blue and there's clouds. I don't like the bad weather, but the room is too hot. It's too hot. I cannot sleep. I like to sleep a lot. I would prefer to sleep, but I have to be here and I like to do this. Okay? Just like this. You just speak. Doesn't have to make sense. Quindi fate una cosa del genere, parlate, non deve aver nessun senso. Ready? Comfortable? Yes? Cover your eyes. 1, 2, 3, go. It's okay. After this. Okay, thank you very much. Thank you very much. What is the word that comes to your mind right now? Qual è la parola che vi viene in mente ora? Creatività. Very good. Confusion. Caldo. Hot. Hot. Orange. Orange. Walking. Walking. Like, okay, a walk. Sea. Clouds. Sky. 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 Called? Freedom. Okay, very good. You can do this in different ways. You can do this with drawing, you know, doodling. When you are listening to something and you get bored and you start doodling. Ci sono due modi per fare questo esercizio: disegnando, facendo scarabocchi, come quando state facendo qualcos'altro iniziate a scarabocchiare. You can do this talking with each other. Potete farlo parlando tra di voi. Or you can do it with your body. We're not going to do it here, but you can do it also with movement. You know, movements that you never made, and you let yourself follow the movements that come spontaneous. O potete farlo col movimento, facendo dei movimenti che non avete mai fatto, muovendovi spontaneamente. Yes. Now we start with our real exercises to produce ideas. The idea of this morning, the objective of this morning is to produce ideas. Ora faremo degli esercizi per produrre idee, perché è questo quello che faremo stamattina, produrre idee. So you're gonna have to write a lot. Quindi dovrete scrivere molto.
If you need paper, pen, if you don't potete have, prendere foglie e penna se non l'avete. Lucia, can you see here? You can see? Can you see? Yes? Okay. Can you see here? Okay. Good. Very well. We will do from now until lunchtime 3-4 exercises. Quindi da ora fino al pranzo faremo 3 o 4 esercizi. Exercises for generating ideas. Esercizi per generare idee. But maybe some of you already have an idea for a business or a job that you would like to create. Ma forse qualcuno di voi ha già un'idea di un business, di un lavoro che vorreste creare. And maybe you came here because you have this idea. E forse siete venuti qua proprio perché avete quest'idea. I would like that the people that already have an idea, something, could raise their hands. Coloro che già hanno un'idea, alzate la mano. Okay, just stay so I can see more or less how many people it is in the group. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, perfect. So, what we're going to do? Generally, we're going to try to produce ideas for a possible job or a possible company that you could create. Quindi che cosa facciamo? Creiamo delle idee per un lavoro possibile, un'azienda possibile che potreste creare. It doesn't mean that you will do it. Ma non significa che dovete necessariamente crearla. It's just a simulation, an exercise. È solo una simulazione, un esercizio. But if you have your idea already, you can use these exercises to have more ideas or to change your idea and to see it in different ways, in different perspectives. Ma se già avete un'idea, potete utilizzare questo esercizio per creare nuove idee oppure per modificare l'idea che avevate, quindi con nuove prospettive, con nuovi caratteri. Very good. A little trick about creativity. If you have 3 ideas, maybe they're very good. But if you have 300 ideas, probably you will get 3 good ones out of it. Quindi una cosa che succede nella creatività, se avete 3 idee, probabilmente riuscirete a realizzarle, ma se avete 300 idee, probabilmente riuscirete a realizzarne solo 3 circa. So the idea, I don't know if I was clear, the idea is that in creativity it's better to have lots of ideas. Okay. Quindi che cosa voglio dire? Che nella creatività va bene avere tantissime idee. Because the probability of some good ideas being in the middle is very high. Perché la probabilità di avere successo è molto più alta. So, remember divergent thinking? Vi ricordate il pensiero divergente? Yes, yesterday we talked about divergent thinking. If I have an object, a topic, I think of things that are very different from this. Quindi ne abbiamo parlato ieri, il pensiero divergente è quando abbiamo un oggetto, un pensiero, un problema e pensiamo a degli oggetti, a delle cose che non hanno niente a che vedere con quel pensiero. And this is what we're going to do now. I have some things to help you think divergently by yourselves. Quindi questo faremo ora, ho delle cose qui che vi aiuteranno a pensare in maniera divergente. First step, you should try to write down 3 ideas that you already have. If you already have an idea for companies, you can write 3 of these ideas, or a passion that you have, or an interest that you have. Just 3 on the paper. For example, just 3 in total, not 3 plus 3 plus 3. No, just 3 in total. In total, so yeah. One idea, one passion. No, they can choose. Okay. 3 or 1, 1, 1, quindi, or 2, 1. Oh. Vi chiedo di elencare, lì ho sbagliato a scrivere, pensavo fosse lista, invece elencate, 3 idee,
Ho tre passioni, ho tre interessi che avete. Quindi scrivete, scriveteli oppure scrivete un'idea, una passione, un interesse, o un'idea, due passioni, un interesse, insomma, come... I'll give you an example for me. I could write one interest of mine, which is dancing. I like dancing. It's more than an interest, it's my passion. I like dancing. So I would write dancing. I maybe write another passion could be I like cooking. And I already have an idea. My idea is to make a shop with materials for creativity. Yes, a shop where I sell games of creativity. This is an idea I already have. But I could put three passions or other things. You follow? So it's free. You write whatever you want. Three things. Quindi vi faccio un esempio. Io ho un interesse che è danzare. Ho una passione, cucinare. E ho un'idea che è quella di aprire un negozietto dove vendo materiali per la creatività. Quindi potete fare così. Un'idea, una passione, un interesse. Oppure, insomma, due passioni, un interesse. Come preferite. Yeah. Off we go. Quindi scrivete queste cose. Everybody managed? Yes? Okay. Ci siete riusciti tutti? So far so good. Now we're gonna do the exercise of linking worlds. Ora. Remember, yesterday we were linking a dog and a fridge. Quindi ora faremo un altro esercizio, quello di collegare mondi. Ricordate, ieri abbiamo fatto l'esercizio, abbiamo collegato il cane con il frigorifero. So, what you have to do is, you take one of your items, of your list. Quindi quello che dovete fare è prendere uno dei punti, insomma, della vostra lista. For me it will be dancing. You come here in the middle. And you can take or a paper or a dice. E quindi venite qua e prendete o un pezzettino di carta o un dado. Not the two, just one. Non due, solo uno. These papers have random words. E su questi pezzettini di carta ci sono delle parole a caso. This one says mamma, madre. This one says terra. This one says TV. Quindi ognuno ha un nome diverso, mamma, terra, TV. These have pictures. Mentre i dadi hanno dei disegni. And all dices are different. E tutti i dadi sono diversi. You come, you take one. For example, I take this. You go to your place. Yes. You throw. And I have what is this? it's a stairs going down. Quindi che cosa fate? Tornate al vostro posto, lanciate il dado e vedete, insomma, l'immaginina che vi viene fuori. So what you try to do is you connect your interest with that concept. E collegate il vostro interesse, la vostra idea con quel concetto là. For example, I can imagine I could do performance in the metro. Ad esempio, io immagino di fare una performance in nella metro. Yes, because it's underground. Perché mi è uscita la scala sottoterra che va giù. For example, or I could invent a concept called deep dancing. Oppure potrei creare un concetto danza in profondità. Something like this. Okay, when I don't have more ideas about this drawing, I stand up, I go back, I put, and I take something else, and I go back to my place. Quindi quando non mi vengono più idee con la cosa che ho preso, allora ritorno lì, lascio la cosa che avevo e prendo un'altra cosa. And I have now photo. So I could create a new studio of photo where the families are moving, you know, jumping like this, and I take the picture not of the family sitting beautiful like this with a child and the father, but all dancing in the air.
Quindi, poiché mi è uscito il fogliettino con scritto foto, potrei pensare ad uno studio fotografico dove faccio foto ai membri di una famiglia che fanno dei movimenti strani, che ballano piuttosto che sono seduti. The ideas can be stupid or can be possible, doesn't matter. Le idee possono essere o stupide o reali, insomma, o possibili, non importa. And you don't work only on one, but you will work on any of the three that you have. E non lavorate soltanto su uno degli interessi, ma su tutti e tre quelli che avete elencato. Yes. Try to be fast. We don't have a lot of time, so try to have as many ideas as possible. Stupid or good, doesn't matter. Quindi cercate di essere rapidi perché non abbiamo molto tempo e quindi di farvi venire più idee in mente possibile, stupide, giuste, quello che volete. Ready? You have questions? Avete delle domande? No? Three. Yes, oh, yeah, yes. No, dovete fare per tutte e tre dovete creare dei collegamenti. You choose one word for the three or one word for one and then you take other words. You choose, it's free. Yes? Off we go. The music will be on. You need help? Yes. Okay. Can I explain you in English? Yes. Is this working? Here, look. Join a group of two. Join a group of two. Make it three. It's okay. I'm almost finished. I'm almost finished, huh? Yeah. Just for them to stand up and move a bit and then to sit down again. Ah, okay, good. Okay. Okay, cool. Yeah, I'm almost finished. Okay. Thank you very much and you can go back to your seats in the circle. Potete tornare ai vostri posti. Thank you very much. You heard some good ideas? Funny ideas? Yes. Okay. So, we're going to do another exercise, a different one, and I give the space to Fabrice. Quindi facciamo un altro esercizio e lascio la parola a Fabrice. Buongiorno a tutti. Allora, là, il primo tempo che avete lavorato era molto sulla vostra idea e di maniera individuale. Là, faremo un altro esercizio dove lavorerete in piccoli gruppi, anche per vedere le differenze e le difficoltà. Non mi chiedete il nome di questa tecnica, perché è un'adattazione che abbiamo pensato stamattina, che sarà anche una prova. Solo per dire che non esistono per me le idee nuove, sono sempre delle adattazioni delle vecchie idee, le trasformazioni, tutti. Siamo così tanto su questa terra che le idee sono
già passato della testa di qualcuno. Ma soprattutto dovete prepararvi. Allora, appoggiate le carte e dovete fare un cerchio, perché sarete a pensare a due cose allo stesso momento. Allora vi invito a alzarvi e fare un bel cerchio chiuso. No, no, un cerchio. Voilà. Cerchi. Perché non è per forza semplice pensare a due cose o fare due cose diverse allo stesso momento. Allora ci dobbiamo preparare. Allora vi invito a mettere la vostra mano destra in questa posizione. La mano destra, ok? Poi la mano sinistra in piatto sul dietro dell'altro. Allora, la tua mano è così, così. Allora, mettetevi bene in posizione. Tutti? Allora, l'idea è semplice. Io dirò uno, due, tre. A tre, con la mano destra dovete togliere e con la mano sinistra provare di prendere il dito dell'altro. E il concetto è semplice. Siete pronti? Facciamo la prova. Uno, due, tre. De nuovo? Uno, due, tre. E là. Va. L'ultima volta, mi attenti a non... sì, con delicatezza, sì. Tre! Bravi! Potete sedervi, la vostra mente sta praticamente pronta. Allora, come funzionerà questa attività? Vi ricordate ieri, a un momento, avete fatto una lista di parole, le prime parole che veniva in mente quando pensate alla Puglia. Dopo che avete fatto questa lista, da questa lista ho fatto le scelte, le parole che veniva le due gruppi. E questa sarà la parola di partenza. O ci sarà vino, olive, mare, sole, accoglienza, taranta, orecchietta, perché il gruppo si allunga di minuti in minuti, allora lo mettiamo lì. Donc là saranno le parole di partenza. Per ogni parola faremo dei gruppi di sei persone. Poi, per ogni parola sarà attribuito per caso una serie da cinque carte. Su queste carte, che cosa sono? Sono delle disegni. Ouais, non è semplice di fare la preparazione nello stesso momento di parlare. Ma... Donc, sono cinque disegni. La cosa che sarà chiesto sarà di realizzare del collegamento fra ogni disegno e questa parola. In che termini? In termini di... Come si dice, Mino? Un lavoro o un'azienda? Sì. Donc in termini di idea di un lavoro, un'impresa, un'azienda. Donc il collegamento fra tutte e due. Io faccio vedere un esempio perché mi sono... per chiarire che era più... semplice per tutti di capire. Voilà, una nuova impresa, un nuovo lavoro.
Allora, l'idea sarà quella. Non potete leggere, per il momento. Donc, avete la parola vino, ho preso quello, ho preso la prima carta, era un pesciolino. Donc, voi appiccicate le altre carte. E poi, da questo collegamento, quali sono le idee che possono venire? Allora, volevo dire solo questo. Prima di partire, lo dirò bene perché il problema è che devo tradurre in francese delle parole che non esistono in italiano o non è la stessa codice. Perché c'è lo sì e sono delle regole per questa tipologia di attività. Che è lo sì barato, ma che è la critica. Barato significa che nessuna critica è possibile sulle idee proposte. Se qualcuno di voi che propone, tutte le idee saranno benvenute. E questo è molto importante. Il Q è uguale, che significa quantità in francese, la quantità. Infatti, dovete favorire la quantità. Più c'è idea, meglio è. Le F è de farfelu, questo non va in italiano. Farfelu è pazzo. Più le idee sono accettate, anche le idee pazzi. E più sono pazzi, possono, perché ogni idea che viene in mente significa che vale la pena di essere scritto, perché vale la pena di essere sviluppato. Può essere qualcosa di interessante dietro, non si sa mai. E poi lo D è demultiplicare, donc demultiplier. Infatti, anche che un'idea si può la declinazione o demultiplicare. Donc queste sono le regole per tutte. Sì. Allora io faccio vedere solo l'esempio che ho scritto, anche delle cose assurde, che io ho pensato, faccio in 2 minuti, avevo vino, avevo pesce, dobbiamo pensare in termini di mestieri, di lavoro o di azienda. Allora la prima cosa che mi è venuta, faccio un acquario e metto il pesce dentro un vino, devo creare un nuovo pesce che poi vivere dentro il vino. Sarebbe bello il mio acquario, ma un pesciolino ubriaco sempre. Ma non lo so se è possibile. No, per dire che no, tutto è possibile, è il punto di partenza. Ma infatti, la cosa semplice, pesce e vino come cuoco, nuova ricetta, o un nuovo concetto di ristorante da sviluppare, o là, perché no, un nuovo concetto di forme di bottiglia di vino, con il vino adatto specialmente per il pesce. Tutto ça. Donc, solo per dire, voilà, collegamento questo, le tipo di. Allora, infatti, Mino mi ha detto le nomi delle mestieri, ma questo è molto difficile per un straniero a dirle, perché per quello che fa l'allevamento dei pesci è allevatore etico, così, che si dice? Ouais, io non la conoscevo questa parola. Ma voi che siete italiani sarete bravi per trovare questo. Donc questo è l'idea di partenza. È chiaro? Allora, là dobbiamo rompere le gruppi perché sono tante persone che si conoscono vicino. Allora è meglio romperli. Allora dico, aggiungo un numero a ogni persona. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 5, 6, 1, 6. Brava. Allora invito il numero 1 a prendere questo cartellone, questa carta, e andare per 20 minuti dove volete in questa stanza. Le 1 qui, le 2 qui, le 3 qui, 4, 5 e 6. Alla fine il 7 non esiste, mi sono dimenticato. Come? Devo dare il. Allora.
Allora, se avete bisogno dei colori o altri fogli, li metto al centro a disposizione. Anche dello scotch, se volete appiccicare le foto. Voilà, prendete, mettete un piccolo di scotch dietro. No, alla carta. No, tutti le carta. Sì, sì. Allora, è meglio di mettere a terra. Vabbè, diversi stili, ogni capanna c'ha la sua. E perché qui avremo il parrucchino? I capelli di leone. Va bene. Allora per il momento le facciamo nascere qui in Tursi, perché deve essere fatta per questi famosi hotel dove l'accoglienza viene curata da specialisti. Sì, per l'occasione. Questa è l'accoglienza pasquale. Allora, scusa. Abbiamo giustamente pensato che noi dobbiamo essere legati comunque alla parola accoglienza. È di più di uno per ogni collegamento. Sì. Deve essere stimolati anche soprattutto tutte le che noi abbiamo pensato pernottamento, già villaggio, già hotel. In realtà abbiamo pensato che possiamo mettere, c'è una società che si occupi solo di consulenza e di accoglienza. Quindi i grandi centri, villaggi, alberghi, hotel, possono avvalersi del nostro servizio. Consulenza. Cioè noi, consulenza. Un'agenzia. Cioè che ci occupiamo di accoglienza ovunque nel mondo. Quindi abbiamo diverse tipologie di accoglienza che possiamo proporre ai questi servizi che si occupano. Ok, quindi che so, io dico faccio la consulenza per creare l'evento periodico a Lecce sulle uova, così come c'è il lancio delle arance in Umbria, non so in quale paese, creiamo la tradizione, creazione. Sì, perché qui alla fine l'accoglienza, voi pensate all'accoglienza solo come parola legata ai villaggi, hotel, alberghi, l'accoglienza può essere anche accogliere un gruppo di attività ludiche, ma nello stesso tempo di soggiorno, cioè dobbiamo unire il soggiorno. Quindi io potremmo fare pure con le uova delle capsule sensoriali che entriamo là e possiamo visitare. Sì, ragazzi, scrivete pure voi. Demolisco casa e ti faccio albero e casa a casa tua. Ok. Ma ci allontaniamo dalla No, non mettete freni, sparate, ragazzi. L'albero a casa tua. Allora lì praticamente fornisci un kit che ti puoi montare questa a casa sull'albero. Ma il leone mi... Il leone è simbolo anche dei giardini, possiamo fare un festival. No, non porre freni, no! L'accoglienza, tu ti fai conoscere il territorio. Io ti accorgo così, cioè tu devi arrivare da me così. Perché ti crei una possibilità di dormire, devi mangiare. Cioè ti sto dando la possibilità di vivere esperienze, un'esperienza unica, arrivi di notte con la luce di candela, ti mostro magari delle costellazioni. Allora, ora, senza muovervi, vi invito, prima di fare un piccolo feedback di come è andato, chiederò a ogni gruppo, perché prenderei troppo tempo di presentare tutte le idee che avete trovato, dovete solo pensare a trovare
l'idea che per voi è la più pazza e poi l'idea che è la più interessante o realistica o che sembra più pertinente che avete trovato. Donc, dopo ci ritroveremo tutti in centro e ogni gruppo presenterà queste due idee. Quella più pazza che è uscita e quella più pertinente. Allora, donc, Antonio, allora per delle questioni di tempo non avremo la possibilità di sentire tutte le idee che avete trovato, ma lasceremo, appiccicheremo le cartellone al muro e avrete la possibilità durante il break o il tempo di pranzo di andare a vedere le altre idee se siete curiosi. Allora, lo so che avete una grande voglia di parlare, avete tanti voglia di parlare, ma per il momento dovete ascoltare due secondi, soprattutto dovrete ascoltare tutti gli altri. Donc là, facciamo un giretto, gruppo per gruppo. Non funzionava. Così è meglio. Donc là, ascoltiamo gruppo per gruppo. Ogni gruppo presenta solo due proposte, la più pazza praticamente e la più interessante, pertinente o realistica. Iniziamo con il gruppo del sole. Venite nel gruppo del sole. Sì, almeno così vediamo le elementi geniali che abbiamo inventato. Queste faccia. Sì, allora avevamo la parola sole e vabbè, sono venute tantissime idee geniali che vabbè, non siamo qui a raccontarvi, poi avrete la possibilità di guardarle, ma una in particolare, quella più pazza, l'abbiamo unita con l'immagine delle labbra. E abbiamo pensato a un evento a Ferragosto, quando c'è il sole più caldo di tutto l'anno. Allora abbiamo pensato addirittura, una cosa seria, un evento mondiale, da Guinness dei primati, si chiama Pomicione al Sol Leone, cioè è la limonata di Ferragosto, no? Cioè un applauso per questo. Cioè, la limonata più lunga al sole di mezzanotte, al sole di mezzogiorno, ve le immaginate, no? Cioè, è difficile, bocca secca, e c'è un premio, ovviamente, oltre a rientrare nel Guinness dei primati, poi c'è un premio, la macchina solare per ripararsi. Poi. Vabbè, invece l'idea, quella diciamo più costruttiva, dove si può creare un'idea aziendale, è un rossetto o burro cacao fotosensibile polarizzato. Cioè, cambia colore. È un rossetto che cambia colore al sole, polarizzato, no? Come gli occhiali, le lenti polarizzate che cambiano colore al sole, la stessa cosa, no? Bravi. Grazie per il sole. Senti geniali. Ora tocca le olive.
Vabbè, noi avevamo da studiare, diciamo, il termine oliva. Abbiamo trovato come carte, diciamo, la frutta, i cappelli, colore arancio, una mongolfiera e madre natura. In pratica, come idea più, diciamo, assurda, abbiamo deciso di creare dei cappelli per aiutare gli agricoltori nella raccolta delle olive quando vanno nei campi. Quando ci sono i battitori con le mazze, loro vanno sotto con questi cappelli enormi a raccogliere tutte le olive che cadono e poi le vanno a scaricare. È un aiuto, diciamo. Però come idea molto più interessante, su cui si potrebbe veramente lavorare, siccome dobbiamo valorizzare il nostro territorio che è pieno di campi di olive, di tutti questi alberi secolari, in pratica abbiamo deciso di creare una cooperativa che organizzi delle degustazioni in mongolfiera, facendo dei tour tra le varie aziende agricole. E durante questo tour in mongolfiera si organizzano queste degustazioni sia di olio associate ad altri prodotti enogastronomici, e poi chi più ne ha più ne mette. Grazie per le olive. La taranta. Allora, noi avevamo la taranta, il ballo della taranta, e avevamo il numero uno, i soldi, il cane, la corsa e l'ombra. Sinceramente non abbiamo potuto decidere quale è l'idea più folle e quale è l'idea più interessante, perché sono tutte e due, non sono entrambi, e abbiamo sviluppato l'idea della taranta therapy per bambini e cani. Significa bambini con problematiche e timidezza possono, attraverso il cane e il ballo, diventare meno timidi, e anche i cani con problematiche attraverso il ballo possono sviluppare più capacità. Invece l'altra idea è usando il teatro delle ombre per danzare la taranta. Significa uno spettacolo di taranta, però che non si vede i ballerini, però solo l'ombra dei ballerini. Grazie. Grazie. Il gruppo dell'accoglienza. Sono pieni di idea tutti. Allora, noi siamo partiti dall'accoglienza con luna, leone, capelli, albero e uova. L'idea che vi dico subito, che è stata selezionata, è l'escursione naturalistica con visite guidate, insomma, su alberi senza toccare la terra, cioè andando albero a albero con le liane, con ramo a ramo, insomma, passeggiando sugli alberi. Questa era quella più concreta, non la più pazza. Per la più pazza abbiamo escluso il leone navetta, abbiamo escluso l'accoglienza a botte di uova, abbiamo selezionato il tappeto di capelli, un vero tappeto di capelli che inizialmente era stato pensato come accoglienza, poi è stato esteso a qualunque situazione, insomma, tappeti di capelli vendesi, ragazzi, chi vuole comprare si avvicini. Grazie. Grazie. Ma vi vedo male. Il gruppo del vino. Ok, allora noi avevamo il vino, le cinque carte erano il letto, il cavallo, il ragno, l'anima e la persona. Come idea più realizzabile abbiamo scelto una spa agriturismo dove fare vinoterapia, compigiatura terapeutica, bagno nei grappoli, massaggi con tappi di sughero, alcolterapia non per alcolizzati e scrub con noccioli d'uva. Poi invece nel settore agriturismo abbiamo la visita a cavallo per i vigneti e la carrozza ecosostenibile fabbricata con legno di botti e la raccolta dell'uva a cavallo eventualmente. Per l'idea più particolare abbiamo i profumi al vino per astemi oppure persone che vogliono fingersi ubriache per avere una copertura, una scusa
poi eventualmente possiamo allargare a vari alcolici, vodka, rum e roba varia. Bravi. Grazie. Io chiederei all'ideatore del profumo di spiegare nel dettaglio. L'idea del profumo. Nel dettaglio, perché il profumo? Appunto, perché alcune persone potrebbero cercare di trovare una scusa nella loro finta ubriachezza qualora un approccio con l'altro sesso non vada bene. Cioè si sa che lui dice, vabbè guarda, è ubriaco, scusami. No, se non c'è ubriaco può essere un problema. Cioè, diciamo, la difficoltà è sempre quella che se bevi troppo poi va male. Invece tu ti chiedi ubriaco facendo finta che il prenditore... E l'ultimo gruppo, il mare. Allora, noi dovevamo progettare qualcosa sul concetto di mare partendo da lo zero, gli strumenti musicali, la rosa, la fontana e la lettera. Allora, abbiamo pensato come idea fattibile un'agenzia di wedding planner che è aperta però al mercato cinese, russo, americano, arabo, ecco, quelli che hanno i soldi praticamente, che vengono qui a sposarsi sulle nostre bellissime spiagge. Praticamente il servizio di matrimonio sulla spiaggia lo diamo gratuitamente, insomma zero spese. In realtà poi lo mettiamo nel nostro conto a parte, però noi diciamo loro che è a zero venire qui a sposarsi e offriamo un po' di servizi in più, tipo ad esempio l'orchestra sulla spiaggia, poi la possibilità di scrivere qualcosa di bello, romantico sulla loro cerimonia, sulla loro unione, eccetera, e di mettere questa lettera su, quindi abbiamo proprio la cerimonia della bottiglia, che praticamente, insomma, gli sposi scrivono qualcosa, mettono quello che hanno scritto nella bottiglia e poi, ecco, tra grandi applausi degli invitati lo gettano in mare. Sì, la bottiglia però è biodegradabile, quindi non inquiniamo assolutamente il mare. Infatti questo concetto poi si lega fortemente con la seconda idea e poi ovviamente tripudio di rose, quindi questa è l'idea fattibile. Perché dico si lega alla seconda idea? Perché secondo me questa idea è proprio figa, mettere praticamente vicino al mare, soprattutto le zone molto inquinate, un grande fontanone a forma di cozza. E proprio sfruttando il principio depuratore delle cozze, praticamente queste fontanone aspirano tutte le impurità del mare e praticamente permettono poi al mare di depurarsi, perché ovviamente in zona l'odore non sarà degli ideali. Abbiamo messo praticamente la possibilità, insomma, collegato a questo sistema di fontane ci saranno aromi floreali fragranti incredibili, quindi praticamente addirittura, cioè vogliamo unire la depurazione delle acque marine al piacere di sentire odori, insomma, di fiori, e ovviamente anche un elemento musicale, quindi praticamente depurare diventerà una vera e propria festa, e quindi addirittura i depuratori potranno diventare dei luoghi di attrazione turistica. Grazie. Allora, là abbiamo fatto solo la prova con, infatti, qualcuno al primo tempo della mattinata avete zuppato, partito delle vostre idee. Là siamo partito dei parole legate al lavoro fatto ieri su quali sono le parole che vengono in mente legate alla Puglia. In assoluto erano delle parole neutre per ciascuno per avere la possibilità a tutti i gruppi costituiti di si ritrovare. Donc, è per questo che non abbiamo preso l'esempio personale, perché poteva essere difficile coinvolgere gli altri. Dopodiché, infatti, il trasferimento o con i vostri amici, partendo dalle vostre idee, si può fare lo stesso lavoro. Inviterò tutti, infatti, a leggere le altre idee che sono sicuramente molto interessanti. Dopodiché, l'esempio che abbiamo fatto era con dei disegni. Può essere con... Tutto è possibile. Può essere con altre parole, scelta per caso come l'esercizio precedente. Può essere anche con della musica. Può essere con...
tutti i tipi di materiali che poi aiutano, perché in funzione di se qualcuno di voi siete più sensibili a delle, come si dice in italiano, a dei stimoli. Uno è più sensibile alla musica, l'altro ai disegni, può essere l'ambiente, dove uno va a lavorare al bar e poi in discoteca, poi no, non si sa. Praticamente, doc, continueremo dopo la pausa, perché tanti chiedono la sigaretta già che vedo.